Io sono Carlo Spagnolo, con me c'è Giuliana Laschi dell'Università di Bologna e Isidoro Mortellaro che ci farà da moderatore, che è, come tutti conoscono, un collega dell'Università di Bari, professore di relazioni internazionali qui da noi. Giuliana Laschi è una studiosa, le presentazioni le faremo ancora meglio più avanti, una studiosa di storia dell'integrazione europea, che insegna appunto all'Università di Bologna, in particolare la sede di Forlì. Oggi inauguriamo questo ciclo di webinar per tutti coloro che volessero darci un'occhiata. Abbiamo costruito un sito che spero sia utile un po' a tutti, dove carichiamo i materiali dei nostri corsi di aggiornamento, delle nostre iniziative e anche risorse digitali, bibliografie, linee di ricerca, insomma, abbiamo cercato di creare uno strumento di accesso generale per insegnanti e anche per studenti. La cattedra si svolge nell'arco di un triennio, questo è l'ultimo anno, contiamo di svolgere ancora varie attività nel corso dell'anno, noi ci siamo rivolti quest'anno ancora per il terzo ciclo di formazione degli insegnanti, a un pubblico di insegnanti soprattutto di scuole superiori, ma anche un po' più largo. Abbiamo in mente di invitarli a utilizzare i materiali che noi costruiamo insieme per sperimentazioni in classe e quindi speriamo anche con il riscontro di queste attività e siamo sempre aperti a dialogo, a interventi anche dentro le classi, casomai gli insegnanti ce lo dovessero richiedere più avanti. Io spero di essere stato, come dire, breve abbastanza, non vorrei prendervi troppo tempo. Abbiamo oggi due relazioni, la prima è la mia e la seconda sarà quella di Giuliana Laschi. Il mio tema è un po' un tentativo di inquadramento del Mediterraneo e delle politiche verso il Mediterraneo, non solo dell'Unione Europea, ma anche dell'Europa verso il Mediterraneo, il ruolo del Mediterraneo dal 45 ai giorni nostri. Un tema troppo ambizioso, certamente, per una relazione che avrà uno spazio di 35 minuti circa. Io quindi non posso che segnalarvi la difficoltà del compito. Per fortuna c'è Giuliana Laschi con me, che è una grande esperta del tema, che accompagnerà le lacune che io inevitabilmente lascerò aperte per completare poi con una relazione un po' più specialistica su come, diciamo, l'Unione Europea, ma prima la Comunità Europea, poi l'Unione Europea, hanno impostato i rapporti con il Mediterraneo. Il mio compito è più di inquadramento generale delle politiche verso il Mediterraneo dal 1945 ad oggi, quindi ancora prima che l'integrazione europea prendesse piede. E quindi io cercherò di dare un taglio un po' più largo alla relazione, inquadrando il Mediterraneo soprattutto dentro il quadro della Guerra Fredda. Perché è, diciamo, dell'Europa che esce dal 1945 e del ruolo che il Mediterraneo viene ad assumere dopo il 1945. Peritatevi di non farmi domande, attualmente abbiamo tempo, la nostra formula è più o meno di questo tipo. Io svolgerò la relazione, ci sarà una piccola pausa. Alla fine della relazione c'è la possibilità di svolgere domande. Le domande devono passare attraverso la chat. La chat è lo strumento purtroppo unico di dialogo che noi abbiamo per motivi tecnici. Abbiamo scelto la piattaforma Teams, che è usata dall'università in questo momento di difficoltà di sperimentazione di didattica a distanza. Però questa modalità consente normalmente fino a un massimo di 250 utenti. Avendo noi, io direi fortunatamente, ha avuto un riscontro più che positivo alla nostra offerta. Abbiamo avuto una risposta di oltre 400 persone,
che hanno aderito alla nostra proposta, non potevamo usare la modalità abituale che uso con gli studenti, che è quella che consente a tutti anche di parlare online. Purtroppo la piattaforma non ci consentiva di andare oltre 250 persone, questo, per evitare troppi problemi abbiamo scelto una modalità un po' diversa, che è appunto la modalità live, che ci consente di avere un'interlocuzione più limitata con i nostri utenti, però abbiamo la possibilità appunto di usare la chat per domande. Poi il professor Montellaro, che fa da moderatore, cercherà di seguire le domande poste in chat e sarà lui un po' a dirigere le danze, diciamo, quando ci sarà l'apertura della discussione. Quindi invito tutti a fare le loro domande attraverso la chat. E prima di cominciare vorrei ringraziare sinceramente tutti quelli che hanno collaborato all'impostazione di questo seminario, a tutti i relatori che hanno volentieri aderito. Io sono stato molto contento della risposta positiva avuta da tutti quanti. Devo ringraziare in particolare la professoressa Claudia Villani che ha diciamo, contribuito all'organizzazione di questo seminario, che si è sempre occupata del corso di formazione per gli insegnanti e che insegna didattica della storia presso il nostro corso di laurea, e la dottoressa Lucia Boschetti che ci fa da regista occulta, che voi non vedete, ma che in realtà diciamo, governa la piattaforma tecnica e ci ha permesso di organizzare, spero diciamo, in maniera soddisfacente, questo incontro. Mi dispiace di non poter vedere i volti delle persone che sono in ascolto, però quindi sono fiducioso che se ci siano problemi nell'ascolto qualcuno me lo comunicherà. Allora comincerei a questo punto la relazione, scusandomi di aver preso un po' di tempo per quanto riguarda queste informazioni di carattere tecnico. Spero che appunto se dovessero emergere difficoltà tecniche riusciremo anche ad affrontare al ritorno. Io a questo punto passerei rapidamente alla relazione vera e propria. Di che si tratta? Allora, io, come vi dicevo, mi sono posto l'interrogativo di come cercare di avviare questo discorso perché il compito che mi spetta, a parte la difficoltà di abbracciare un periodo così lungo, in un tempo così breve, circa 40 minuti abbiamo a disposizione, è di concettualizzare il tema in maniera adeguata al taglio che noi vogliamo dare, perché questo ciclo di seminari non riguarda solamente le politiche di sicurezza, o solamente le politiche di cooperazione, ma riguarda un po' la prospettiva nuova che si è aperta da qualche anno, adesso non da oggi, ma su cui la storiografia è stata invitata dalle circostanze, direi, a ripensare il rapporto tra Europa e Mediterraneo in più momenti di questa storia. E ultimamente direi in maniera più spinta. Perché? Che cosa sta succedendo? Io partirei dall'oggi per spiegare un po' che tipo di riflessione stiamo svolgendo. Mi sembra che l'Unione Europea è stata chiamata a elaborare delle politiche verso il Mediterraneo in maniera diversa nel tempo. Adesso mi sembra che anche che questa nuova programmazione, questa nuova politica, un impulso segnato dalla crisi del Covid e l'apertura di un programma di aiuti ai paesi membri in difficoltà, quello che prende il nome di Recovery Plan, Next Generation EU, eccetera, che qui noi siamo dentro, è un programma nuovo, un programma che segna anche una grande novità, mi sembra, dentro le politiche dell'Unione Europea. Ma che nasce da un'esigenza posta da tempo, e cioè quella di creare delle politiche di coesione più forti tra i Paesi membri e soprattutto ultimamente di rispondere in maniera nuova e innovativa a una crisi che si è aperta all'incirca nel 2007-2008,
che è quella diciamo, aperta dalla crisi della finanza internazionale e a cui in circa un decennio ancora non si è trovata una chiave per rispondere. Mi sembra che questo ripensamento delle politiche dell'Unione Europea abbia molto a che fare anche con la nuova collocazione che l'Unione Europea deve cercare all'interno di un quadro internazionale che si sta modificando. Quindi all'interno di questo quadro noi abbiamo cominciato a riflettere collegialmente con tutti i colleghi che partecipano all'attività della cattedra su una nuova costellazione che si sta creando e che ha una radice lunga, ma riguarda l'esigenza di ripensare le storie nazionali e di studiare in chiave nuova anche il modo in cui si formano le identità politiche, perché queste sono oggi in corso di profonda rielaborazione. Noi stiamo vedendo fenomeni inediti di protesta, di ripensamento, ma anche di contestazione dell'assetto politico attuale all'interno dell'Unione Europea, ma non solo. Tenete presente che mentre noi abbiamo incominciato dal 2007-2008 a affrontare la crisi, parallelamente e con poca distanza di tempo si sono aperte quelle stagioni delle cosiddette primavere arabe. Primavere arabe che sono purtroppo finite spesso male, per tante ragioni, adesso non ci posso entrare, ma che segnalano appunto che ciò che succede in Europa e ciò che succede nei paesi occidentali ha ripercussioni immediate anche altrove, che c'è un problema di rapporti tra, chiamiamolo, nord e sud del Mediterraneo, che il fallimento delle primavere arabe e l'esito che hanno avuto richiede anche una rilettura di tutti i rapporti che ci sono stati con il Mediterraneo negli ultimi 20-30 anni, come minimo, e possibilmente anche di guardare un po' più indietro. Quindi questo tra l'altro sta ridefinendo tutte le identità politiche, non solo all'interno dell'Unione Europea, vi dicevo, ma un po' più largamente all'interno anche del bacino mediterraneo. Non sempre abbiamo tutti gli strumenti a disposizione, bisogna dire che non è facile affrontare questi nodi, il ripensamento delle identità collettive. Quindi la sfida che c'è agli assetti politici e agli stati nazionali che stanno ponendo capo anche alla nascita di movimenti territoriali di varia natura, alla frammentazione degli stati in tutto il bacino mediterraneo, ma non solo. Ci sono movimenti regionalisti, chiamiamoli regionalisti, che pongono con forza la richiesta di autonomia politica. E questo fenomeno appunto sta portando per esempio a una situazione in Libia che noi conosciamo, che è molto grave, addirittura una forma di guerra civile. Noi stiamo assistendo a una ridefinizione dei confini un po' dappertutto. In alcuni casi questa ridefinizione assume la forma della guerra, in altri no. E quindi che cosa si sta mettendo in discussione? Degli assetti consolidati che in parte sono frutto ancora della Prima Guerra Mondiale, sono frutto di confini tracciati all'incirca dopo la Prima Guerra Mondiale, cioè dopo la disgregazione dei grandi imperi. Per circa un secolo quei confini hanno più o meno tenuto, oggi stiamo assistendo forse a un passaggio nuovo di ridefinizione di equilibri, in cui sembrava che l'Europa fosse agente di mediazione, ecco, di questi confini, e in cui l'Europa però ha ancora un ruolo da giocare, e mi sembra che incominciamo a rendercene conto un po' di più, e anche le istituzioni comunitarie incominciano forse a rendersi conto che c'è bisogno di una politica attiva, molto più attiva che in passato, questa Commissione più forte delle precedenti. Non so se sarà in grado di affrontare tutti i nodi che si stanno aprendo, però certamente, come dire, si scolgono segnali di novità molto importanti. Poi non sappiamo l'esito, quale sarà, però è attorno a questo scenario che abbiamo cominciato a riflettere e quindi a interrogarci
se non sia il caso anche di guardare, oltre ai fenomeni, chiamiamoli cosiddetti geopolitici, ma guardare più largamente a come si costituiscono queste identità regionali e quindi attorno al concetto di regione. Che cos'è questo concetto di regione? È un concetto polivalente che viene usato con tanti significati diversi. All'interno dell'Unione Europea assume una valenza, diciamo, economico e territoriale abbastanza ampia. All'interno dello Stato italiano ha un'accezione più amministrativa, in alcuni casi però sta diventando la base per identità politiche. Quindi mi sembra che attorno a questo concetto noi dovremmo cominciare a riflettere in maniera più approfondita, e quindi il motivo del nostro titolo Unione Europea e Regioni sta un po' qui, sta in questo interrogativo, che cosa sta succedendo dentro l'Unione Europea. Perché si stanno formando delle costellazioni regionali più forti, se questo non abbia per esempio a che fare anche con quello che sta succedendo in Italia, dove la frammentazione tra regioni all'interno del Nord Italia, per esempio del Sud Italia, non abbia un po' a che fare anche con questi fenomeni. E crediamo che sia importante tenere largo il quadro per riuscire un po' a districarci in un mondo in profonda trasformazione. Chiudo qui quindi la spiegazione del titolo, poi sicuramente i prossimi seminari daranno qualche indicazione ulteriore su questo tema e forse i nostri colleghi oggi diranno qualcosa in più. Allora, entro nel merito. Mediterraneo dopo il 1945, che cos'è? Io direi che con la guerra fredda, cioè con la fine della seconda guerra mondiale, il Mediterraneo tendenzialmente faceva parte di una sfera di influenza che doveva essere soprattutto britannica, in cui però una parte del Mediterraneo poteva essere influenzato dalle altre grandi potenze del conflitto, ma tendenzialmente la potenza dominante avrebbe dovuto essere la grande potenza marittima, che era ancora quella britannica. In realtà, quello che succede, che si assiste dal 45 al 49 circa, è un progressivo ritirarsi, ritrarsi dell'impegno della Gran Bretagna da alcuni paesi, Grecia e Turchia prima di tutto, ma anche dall'Italia, perché in fondo l'Italia faceva parte della zona della sfera di influenza britannica, ma progressivamente la sfera di influenza britannica viene sostituita dalla presenza militare americana che va a colmare i vuoti lasciati dalla Gran Bretagna. È un discorso inizialmente provvisorio, un assetto provvisorio che però nel tempo si consolida, e si consolida soprattutto dal 1947 in poi, quando scoppia la vera e propria guerra fredda. Cioè si creano due blocchi contrapposti. E all'interno di questi due blocchi gli Stati Uniti si fanno promotori di una costruzione di un'area occidentale che dovrebbe essere più integrata e più forte, capace di reggere la guerra fredda e di integrarsi sia sul piano militare che sul piano economico. Ed è attorno a questi nodi che gli Stati Uniti favoriscono, promuovono la nascita del Patto Atlantico da un lato, e dall'altro appoggiano la costruzione di una integrazione europea che vede come promotori però i protagonisti, i paesi continentali, e in particolare i sei paesi, a partire dalla Francia e dalla Germania, il rapporto bilaterale Francia-Germania. Adesso entro in cose che tutti probabilmente già conoscono, ma comunque merita di essere rapidamente ripercorso. La Gran Bretagna non parteciperà a questo percorso iniziale, partecipa al piano Marshall, partecipa alla guerra fredda, più o meno da protagonista, ma non entra nell'integrazione europea, si conserva un ruolo quindi autonomo rispetto alla costruzione di questa comunità europea che per gradi nasce tra 50 e 57. Il Mediterraneo che fine fa in questa circostanza, in queste condizioni? Vi dicevo, l'assetto del Mediterraneo diventa più incerto, perché
perché appunto gli Stati Uniti ancora non sono impegnati nel Mediterraneo chiaramente, ma la Gran Bretagna si sta pian piano ritraendo, si stanno ricostituendo gli stati sconfitti, l'Italia che nasce come Repubblica aspira a ritornare ad avere un proprio ruolo all'interno del Mediterraneo e aspira ad avere come dire, un'autonomia della politica estera anche nei rapporti con i paesi limitrofi, quindi avere un ruolo commerciale, politico, anche nei confronti delle ex colonie che diventano mandati, insomma cambiano statuto, ma soprattutto il grande protagonista di queste relazioni con il Nord Africa è la Francia. La Francia è ancora come dire, presente in Africa e in qualche modo vede nell'Africa un potenziale interlocutore di una Europa che si dovrebbe ricostituire. Quando nasce la comunità del carbone e dell'acciaio, comunità europea del carbone e dell'acciaio, il famoso piano Schuman che comprende la possibilità di cooperazione tra Francia e Germania, sto parlando del 9 maggio 1950, quando dopo già un triennio di guerra fredda il ministro degli esteri francese Robert Schuman propone alla Germania di costruire un patto per la messa in comune di carbone e acciaio e quindi di co costruire apposta delle istituzioni internazionali nuove, a cui poi aderiranno appunto solamente 6 paesi, Italia, Francia, Benelux e Germania occidentale. Beh, in quel momento Schuman, nel suo discorso del 9 maggio 1950, che troverete facilmente in rete se volete, alla fine di quel discorso molto breve, con un paio di cartelle, Schuman fa riferimento all'Africa come interlocutore principale di questa Europa che si dovrebbe costituire. Quindi allude a una prospettiva in cui la Francia dovrebbe essere protagonista al contempo della costruzione di un'integrazione europea, ma anche che guardi all'Africa come interlocutore di questa nuova Europa che dovrebbe cercare di avere una sua potenziale autonomia. Ora, non è un caso, credo, che Schuman facesse quell'allusione brevissima all'Africa, anche perché la potenza coloniale francese in Asia era sotto discussione, i francesi in Indocina subiranno delle pesantissime sconfitte, già proprio intorno al 50 che incominciano le più pesanti sconfitte militari, entro il 54 saranno costretti a ritirarsi dall'Indocina e di fatto poi diciamo, saranno parzialmente sostituiti dagli Stati Uniti, cioè si aprirà un fronte di tensione anche lì. Quindi siamo all'interno di un quadro mondiale che si sta modificando e soprattutto si stanno costruendo i due blocchi. Allora, quindi all'interno dei due blocchi il Mediterraneo può avere un ruolo strategico. E interesse comune dei paesi europei e degli Stati Uniti è quello di tenere sotto controllo il Mediterraneo, che è un luogo di scambio, un luogo di flussi centrali, perché c'è il canale di Suez, è un potenziale diciamo, veicolo di commerci, ma soprattutto di forniture petrolifere, che già in quel momento incominciano a essere guardate nel 1943 come il sostituto definitivo del carbone, perché fino alla seconda guerra mondiale ancora quindi il carbone era molto importante nello sviluppo industriale. È dal secondo dopoguerra in poi che lo sviluppo dell'industria manifatturiera dipenderà sempre di più dal petrolio e quindi il Mediterraneo diventa anche una risorsa strategica ai fini dell'approvvigionamento dell'industria e dello sviluppo industriale. Il petrolio a basso costo è un elemento importante del boom economico che seguirà negli anni 50 e 60 in tutta l'Europa occidentale, che conoscerà dei tassi di sviluppo senza precedenti. Un famoso 30 anni gloriosi, come si chiamava Forestier, ma che appunto sono agevolati, non causati, ma agevolati
dalla disponibilità di risorse, materie prime e soprattutto di, appunto, di energia a basso costo. E quindi vi dicevo, il Mediterraneo però è l'assetto complessivo del Mediterraneo è un po' oscuro e in questo senso il compito delle potenze occidentali è quello di cercare di trovare un equilibrio tra le esigenze dei paesi europei continentali di mantenere un ruolo all'interno dell'Africa, quindi conservare un'influenza sul Mediterraneo, e però di lasciare spazio agli Stati Uniti che pretendono che questo spazio sia aperto, che sia aperto al libero mercato, che sia parte della grande politica americana volta alla costituzione di mercati aperti, al disegno di un open door dove la decolonizzazione deve proseguire, perché l'idea degli Stati Uniti è di favorire la decolonizzazione e quindi ci sono al contempo cooperazione e tensione, sia tra i protagonisti, quindi sia tra Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, sia tra i paesi ex coloniali, ex potenze coloniali, quindi Francia e Gran Bretagna in primis, e le loro ex colonie. Quindi all'interno di questo processo, nel corso degli anni 50, inizia in maniera decisa un processo di decolonizzazione che non è facile per nessuno da gestire, non è facile per le potenze coloniali, non sarà facile soprattutto per la Francia, che considera alcuni paesi, in particolare l'Algeria, come territorio francese. Guardate bene, l'Algeria era Francia, non era una colonia. E quando nasce il movimento di indipendenza algerino, per la Francia sono problemi perché significa perdere un pezzo della Francia. Quindi no, non è, per i francesi la questione algerina è il primo grosso scoglio per cui, che è difficile da accettare e sarà uno degli elementi che travolgerà la Quarta Repubblica. Addirittura l'assetto istituzionale francese sarà completamente travolto dalla guerra di Algeria, quindi dall'esito infelice della decolonizzazione in Asia prima e poi in Africa poi. Quindi quando parte la cooperazione europea tra il 50 e il 57, vi dicevo appunto non a caso Schuman guarda con attenzione all'ipotesi di fare delle nuove istituzioni europee, degli interlocutori di questo processo di decolonizzazione e quindi guardare a un rapporto privilegiato anche con i paesi africani, che però non è facile da accettare. Stati Uniti, questo rapporto privilegiato un po' è in conflitto con l'idea del mercato aperto, perché se tutti devono accedere in maniera paritaria al mercato aperto, l'idea di un rapporto privilegiato tra madrepatria e colonie, che significa anche dei rapporti privilegiati di carattere economico, oltre che politico e sociale, non vede tanto favorevole né la Gran Bretagna né gli Stati Uniti. Quindi questo è un terreno accidentato all'interno del quale si colloca poi la vicenda più importante di tutte, che è quella di Suez. Nel 1956, sulla scorta appunto della politica di Nasser, che era sceso, diciamo, dalla guida dello Stato egiziano, l'Egitto incomincia a nazionalizzare l'industria petrolifera e vuole anche prendere il controllo del canale di Suez, che fino a quel momento era sotto il controllo dei paesi che lo avevano creato, fondato, finanziato e che lo avevano gestito fino a quel momento. Quindi la nazionalizzazione del canale di Suez è un'operazione molto complessa sul piano politico che porta addirittura a una guerra, perché Francia e Gran Bretagna, rifiutando questa politica di autonomia dell'Egitto, canale di Suez, reclamando di mantenere un proprio ruolo, finiranno per mandare le truppe con l'appoggio di Israele. Nel 1956, questa guerra però, che vede inizialmente soccombere l'Egitto, che è una guerra lampo, una guerra fatta da più crescente, non è una guerra con mobilitazione piena degli eserciti, vengono mandate delle truppe selezionate, però questo intervento militare
vede rompersi i rapporti con gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti vedono con sfavore questo intervento militare, in quanto dà lo spazio all'Unione Sovietica di intervenire negli affari del Nord Africa, di porsi come garante dell'Unione Sovietica dell'Egitto, e addirittura l'Unione Sovietica dichiara di essere pronta ad aprire l'ombrello nucleare nei confronti dell'Egitto, se l'Egitto lo richiederà. Badate bene che il 30 ottobre del 1956, quando questo avviene, è lo stesso giorno in cui l'Unione Sovietica decide intervento in Polonia e Ungheria. Stiamo parlando dello stesso giorno della rivolta di Budapest. In quel momento, mentre avvengono le rivolte di Budapest, c'è la crisi di Suez, le cose coincidono, l'Unione Sovietica quindi dimostra di essere pronta all'uso militare e delle truppe dentro la sua area di influenza, ma al contempo dimostra, segnala anche il suo interesse e la sua scelta strategica di intervenire anche verso i paesi arabi, che fino a quel momento non dovevano essere tanto sotto la sua influenza. E questo preoccupa moltissimo gli Stati Uniti, i quali interverranno per convincere e negare il loro appoggio a Gran Bretagna e Francia, e Gran Bretagna e Francia dovranno ritirare le truppe e accettare la nazionalizzazione del canale di Suez e lasciare quindi una traccia, diciamo, di una sconfitta diplomatica, senz'altro. E da quel momento in poi è chiaro che la decolonizzazione deve procedere, che le grandi potenze coloniali non godono sempre dell'appoggio degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti sono anche pronti a assumere un ruolo nuovo all'interno del Mediterraneo, e quindi dal 1956 in poi molte cose cambiano. Vi dicevo, i paesi arabi, in particolare l'Egitto, cominceranno a guardare gli Stati Uniti come possibile interlocutore diretto, mentre fino a quel momento guardavano piuttosto all'Europa. Questo cambia un po' i rapporti di forza nel Mediterraneo, ma lo cambierà in tanti modi. Adesso quindi mi fermo qui, perché poi questo apre uno scenario nuovo che proseguirà fino agli anni 70, quando gli Stati Uniti diventeranno i protagonisti assoluti all'interno dei rapporti tra i paesi arabi e l'Occidente. Diventeranno sempre più protagonisti, diciamo, di questa interlocuzione con i paesi arabi. E mentre vi dico apro questo scenario, chiudo una parentesi e ne apro un'altra. La seconda parentesi che vorrei aprire riguarda le politiche di sviluppo, perché all'interno del quadro della guerra fredda sono sempre gli Stati Uniti che, appunto, inizialmente cautamente, per non interferire con una sfera di influenza che doveva essere soprattutto europea, incominciano però ad avviare politiche di sviluppo verso i paesi di tutto il mondo, tutti i paesi che loro definiscono sottosviluppati, con il piano, il cosiddetto punto quarto del discorso di Truman del gennaio 49 alla Nazione, sullo Stato dell'Unione. Nel quarto punto del suo discorso presidenziale, Truman annuncia un nuovo programma di aiuti ai paesi in via di sviluppo. Quindi gli Stati Uniti, dopo aver aiutato col piano Marshall l'Europa occidentale, aprono a una politica di aiuti verso il resto del mondo e inaugurano una stagione di sviluppo che dovrebbe vedere come interlocutori non solo direttamente gli Stati Uniti, ma tutte le istituzioni internazionali, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, per tutte le istituzioni che presiedono un nuovo quadro mondiale messo in piedi dal 44-45 in poi. E in questo nuovo progetto di sviluppo l'Europa dovrebbe giocare un ruolo intermediario, cioè l'Europa dovrebbe partecipare a questi programmi di sviluppo con i suoi progetti
guardare quindi, e integrare insomma, gli aiuti americani con propri progetti di sviluppo. Gli Stati Uniti sono abbastanza cauti inizialmente nei confronti, diciamo, delle potenze coloniali, favoriscono l'autonomia, ma vogliono cercare rapporti cooperativi sia con l'Europa occidentale che con i paesi emergenti, i paesi in via di decolonizzazione. Non vogliono entrare direttamente in quei paesi. Però finiranno per farlo un po' alla volta, attraverso le politiche di sviluppo. C'è una fase intermedia che parte, dicevo, dal 50 circa, perché gli Stati Uniti avviano politiche di riarmo molto importanti e molti degli aiuti ai paesi di sviluppo passano attraverso le politiche di riarmo, che sono integrate gli aiuti allo sviluppo con gli aiuti militari. Quindi, per esempio, si creano basi, infrastrutture, aeroporti, piste che possono avere funzioni civili, ma anche funzioni militari, autostrade, cioè, aiuti allo sviluppo che hanno una doppia funzione, quella di migliorare i collegamenti interni, migliorare quindi le infrastrutture per lo sviluppo economico, ma che anche hanno poi un risvolto possibile sul piano militare. In cui si cerca quindi non solo di costruire un'alleanza militare occidentale con la NATO, ma si cerca anche di integrare in questa visione dei rapporti di sicurezza anche alcuni paesi africani e si avvia contemporaneamente un dialogo con alcuni paesi che si affacciano sul Mediterraneo, penso alla Turchia, penso ad altri paesi, dove si creano patti regionali militari diversi, no? L'Iraq, si incomincia, come dire, un accordo, accordi regionali con altre potenze che non sono l'Europa occidentale. Vado rapidamente a conclusione, perché ormai purtroppo il tempo comincia a stringere. Volevo farvi vedere qualche tabella, ma io ve lo risparmierò, insomma, ci prenderebbe troppo tempo. La politica americana di aiuti all'Europa, prima di tutto, porterà fino all'incirca alla fine degli anni 60 a privilegiare l'Europa occidentale in queste politiche. L'Europa occidentale è il principale obiettivo americano, perché l'idea americana fondamentalmente è che se si ristabilisce l'Europa occidentale, se l'Europa occidentale è forte, anche il blocco occidentale sarà forte, sarà in grado di vincere la guerra fredda. E sarà un polo di attrazione nei confronti dei paesi dell'Europa centro-orientale. Bisogna quindi dare la priorità ai centri industriali forti perché trainano lo sviluppo del resto del mondo. Quindi prima l'Europa occidentale, poi il resto del mondo. E gli Stati Uniti, pur aprendo, vi dicevo, una linea di aiuti allo sviluppo nei paesi asiatici e africani, in realtà continueranno a privilegiare l'Europa occidentale fino alla fine degli anni 60. Ma alla fine degli anni 60 l'Europa occidentale non solo ha completato la ricostruzione, ma è oramai pronta a entrare nel libero mercato, si attua la piena convertibilità della moneta, questo è un punto molto importante che è un po' sottovalutato dalla geografia, le monete europee tornano a essere convertibili, gli Stati Uniti non hanno più bisogno di dare l'Europa occidentale oramai è forte economicamente. Gli Stati Uniti chiedono all'Europa occidentale di darsi da fare di più nei confronti del Nord Africa e nei confronti delle ex colonie, di entrare in programmi di sviluppo, diciamo, forti, mirati soprattutto a prevenire il rischio che questi paesi possano un domani rivolgersi all'Unione Sovietica, che sarebbe un interlocutore potenziale, specialmente per i paesi di decolonizzazione a partito unico, dove il rischio che questo partito unico diventasse un partito filo-sovietico non era del tutto escluso, perché il modello di sviluppo sovietico, chiamiamolo autarchico, poteva essere molto attraente per i paesi in via di industrializzazione, perché il mercato aperto rende molto più difficile. E invece il mercato chiuso, protetto, come lo proponeva il modello sovietico, poteva essere estremamente attraente per i paesi in via di sviluppo,
Poteva esserlo anche sul piano ideologico, perché sul piano ideologico, l'Unione Sovietica aveva un'idea dello sviluppo anche legata all'autonomia nazionale molto forte. Quindi formazione delle politiche che guidano il processo di decolonizzazione è molto importante, perché molti di questi paesi vengono guidati da elite politiche che hanno una formazione militare, sono formati spesso durante la Seconda Guerra Mondiale, ma poi oppure sono andati a studiare a Londra o a Parigi, e spesso sono di orientamento marxista. E queste politiche quindi guardano con molta attenzione l'Unione Sovietica, e c'è timore che molti di questi paesi siano contesi, insomma, nella guerra fredda. Questo è uno dei motivi, non è l'unico, io devo andare un po' con l'accetta, per cui i paesi occidentali decidono di avviare delle politiche di sviluppo molto forti, riorganizzando le istituzioni internazionali, tutte le istituzioni internazionali, a partire dall'OCSE e a partire dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale, all'incirca dalla fine anni 50 e inizio anni 60, avviano delle politiche di sviluppo molto importanti nei confronti dell'Africa e nei confronti dell'Asia. Però naturalmente sono politiche controverse, perché l'esito di queste politiche non è sempre limpido, perché la gestione spesso privilegia le madrepatrie e gli interessi delle industrie e dei produttori che forniscono gli aiuti, assai più dei percettori locali. Quindi queste politiche di aiuto che passano soprattutto attraverso l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, incominciano a essere, quindi l'OCSE incomincia a diventare un centro di elaborazione dello sviluppo economico a livello europeo, ma anche mondiale, in chiave occidentale. Appunto, viene ripensato completamente la funzione dell'OCSE, che diventa un organo di programmazione dello sviluppo e di discussione dello sviluppo a livello occidentale, molto più ampio di prima. Prima era un organismo più europeo, dall'inizio degli anni 60 amplia i suoi orizzonti. Chiuderei qua per dire che poi si arriva agli anni 70. Negli anni 70 tutto questo castello di organizzazione europea occidentale incomincia a rompersi. E a rompersi perché i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa occidentale incominciano a deteriorarsi, in quanto gli Stati Uniti, per loro difficoltà economiche, incominciano a ritrarsi da tutti gli impegni di ultima istanza, di prestatore di ultima istanza del mondo occidentale. Gli Stati Uniti, che hanno difficoltà della bilancia dei pagamenti, abbandonano la convertibilità del dollaro nel 71 e soprattutto sono un po' incerti su come pronunciarsi quando i paesi arabi, attraverso la costituzione dell'OPEC, incominciano a creare un cartello dei paesi petroliferi ed alzare i prezzi del petrolio. E lo fanno in due tornate. Tra il 73, il 74, il 75, e cosa succede questo? Questo aumenta i costi enormemente per l'Europa occidentale per l'approvvigionamento energetico, e per questo avviene però questa politica dell'OPEC in concomitanza con la guerra dello Yom Kippur, che nell'ottobre del 73 i paesi, la Lega Araba, cerca di per la seconda volta, già nel 67 c'era stato un primo intervento sconfitto, ma con la guerra di Yom Kippur, guidati soprattutto dall'Egitto, che appunto cerca di essere il leader della Lega Araba, i paesi arabi attaccano Israele per risolvere la questione palestinese una volta per tutte, non riconoscendo l'esito della guerra del 67, cercando appunto di rovesciare l'esito. Ok. Chiudo quindi rapidamente qui per dire che dal 73 in poi si apre uno scenario nuovo in cui gli Stati Uniti sono chiamati direttamente a intervenire sullo scenario del Medio Orientale, e in cui l'Europa incomincia ad accusare affanno, perché non ha una visione diversa, non riesce a elaborare una visione diversa, in quanto già in grande difficoltà per l'aumento dei prezzi del petrolio, che hanno ripercussioni interne all'Europa occidentale enormi. E quindi l'Europa occidentale è costretta a misurarsi soprattutto con problemi di coesione interna, che rendono molto difficile anche
la cooperazione con il resto dei paesi, diciamo, in via di sviluppo cosiddetti, e quindi tenere insieme l'Europa occidentale con i rapporti di cooperazione che pure incominciavano a essere sviluppati, sicuramente Ginaggio ha molto di più su questo, si vede una fase di sbandamento, direi, che è una fase di sbandamento dei rapporti internazionali che attiene anche i rapporti tra Europa e Africa e Medio Oriente. Da allora in poi, io direi, che cosa succede però? Che la sconfitta militare, della Lega Araba spacca i paesi arabi. Spacca i paesi arabi, i quali, incominciano ad aprire una, divisione interna tra, paesi che a quel punto abbandonano la strategia militare, in particolare l'Egitto, che, essendo da essere la guida della Lega Araba militare, decide di abbandonare la strada militare e di scegliere la strada della cooperazione con l'Occidente e avvia il processo di dialogo che noi conosciamo, aver dato luogo poi agli incontri di Camp David, cioè all'accordo con gli Stati Uniti come mediatore per tentare un dialogo con Israele. Ma questo spacca i paesi arabi tra quelli che sono disponibili a un dialogo con Israele e con l'Occidente e quelli che non sono assolutamente disponibili. Dal 78-79 in poi, il dialogo di Camp David vede quindi una spaccatura molto grave che favorirà una polarizzazione anche dentro il mondo arabo tra nuove correnti fondamentaliste che si rivolgono all'Islam come nuova identità araba, appunto, nuova coesione dei paesi arabi attorno all'identità islamica. E il primo passaggio è la rivoluzione iraniana del 79, che nasce come rivoluzione laica, ma finisce in una rivoluzione islamica. Con uno scacco enorme per la politica estera americana, perché l'Iran era un paese direttamente collegato agli Stati Uniti. Direi che posso dire, chiudere con l'accetta qua dicendo che negli anni Ottanta questa spaccatura si estende perché al posto dell'Egitto subentra la Siria. La Siria incomincia a guardare alla Lega Araba come possibile come dire, interlocutore e diventarne leader, quindi sostituire l'Egitto che si è, tra virgolette, venduto agli occidentali e prenderne il posto. Come si fa questo? Invadendo il Libano. Il Libano diventa ostaggio di nuovi protagonismi della Lega Araba, non si attacca più Israele, ma si incomincia a smembrare il Libano, che sarà oggetto di una guerra civile con efferatezze da tutte le parti, adesso non ci posso entrare, però io direi che l'intervento che poi avviene negli anni 90 da parte dei paesi europei si basa soprattutto sul tentativo di ricucire le fila attorno al processo di pace di Madrid, l'idea di una conferenza. Badate bene, negli anni 70 l'Italia, per esempio, cerca di fare mediatore, cerca di fare mediatore con i paesi arabi, fin troppo direi, per certi versi. Perché, a mio avviso, dovremmo studiare molto più attentamente la questione dei rapporti tra Italia e paesi arabi per capire cosa è successo col terrorismo in Italia. Il ruolo di mediazione assunto dall'Italia negli anni 70, l'Italia cerca di creare una conferenza internazionale tra 72, 73, 74 con i paesi arabi, ma questo quindi, danneggia probabilmente anche il percorso di Camp David. Io credo che questo andrebbe studiato con grande attenzione per capire meglio cosa è successo in Italia negli anni 70. Vi dicevo, le fila vengono riprese dall'Unione Europea, insomma, attorno alla conferenza di Madrid, al processo di pace che a Madrid si apre all'indomani della nascita dell'Unione Europea, però, è un processo ancora debole, direi, perché non è accompagnato da una politica estera all'altezza. Io chiuderei qua lasciando subito la parola intanto alle domande che ci possono essere e poi.
sicuramente tirarti via una qualcosa di più. Vi ringrazio. Scusate il tempo.